Ragazzi, buongiorno e benvenuti in una nuova puntata del Let's Play di Like a Dragon Gaiden. Dove siamo? Siamo nel covo di Akame, ci abbiamo un paio di obiettivi da fare. Dobbiamo andare a trovare Mizoroji e dobbiamo arrivare al rango oro dell'arena. Oggi facciamo... e poi abbiamo anche un sacco di richieste di Akame nuove. Io direi di andare a trovare prima Mizoroji oggi e poi dopo facciamo un po' di richieste. Così andiamo avanti un po' nella storia principale prima. Ok. Poi penso pure che sarebbe quasi ora di cambiare posto, dovremmo ritornare in una delle altre città, perché è uscito un'altra volta il rumore, un'altra volta l'ha fatto, eccolo là, piatto d'argento, ce ne sta un altro, no forse siamo passati vicino al taxi, credo, non penso che ci siano altre cose del blu. Mizoroji, dobbiamo andare sempre dritto e poi a destra. Oramai l'abbiamo imparata a memoria la città qui. Che comunque è sempre bella. Questo gli sono. No, no, no. Ah, guarda qua! Adesso abbiamo le scarpe direttamente. Quando entriamo in combat. Andiamo da questa parte. Però è un po' una schifezza. Perché si ferma? Andiamo. Non so perché ha fatto quest'altro tipo di rumore un poco diverso. Andiamo per di qua. No, non credo che ci dà un altro gadget perché sono finiti i tasti. Ok, quel rumore lì è il rumore della quest principale. Ciao Mizoroji. O Mizoroji. Ho saputo che hai fatto famiglia nell'arena. Vabbè, quello Hammerhead era proprio facile. Incredibile che tu ti sia sbarazzato di Hammerhead così facilmente. Non mi sbagliavo su di te. È tutto merito tuo. Grazie al tuo aiuto ho guadagnato anche un bel po' di soldi. Abbiamo fatto veramente giusto 2 euro ci hanno dato. Beh, è solo il primo passo della tua avventura. Se proprio devi combattere, tanto vale puntare a essere il migliore. E se battessi combattenti più forti del castello usando le mie armi, potremmo rimanere felici, addirittura. Questo pure è giovane. Forse ancora non lo sai, ma il castello è dominato da tempo da 4 campioni imbattibili. Si fanno chiamare i 4 re. Allora si sono distinti anche tra la spietata concorrenza dell'arena. Naturalmente sono tutti di rango platino. Sono il meglio del meglio. E il più potente tra loro, seduto sul trono del castello, è l'uomo che ha fatto a pezzi i miei sogni di gioventù, veramente. No, mazzo, poverino Mizoroji qua. Ormai saranno passati 20 anni. Viaggiavo e mi allenavo giorno e notte nella mia missione per diventare il combattente più forte del mondo. Ho cercato lottatori più forti di me in lungo e largo. Assorbivo avidamente ogni più piccola cosa che vedevo e ogni sussurro che sentivo. Mi ero spinto ai limiti della forza umana, o almeno così pensavo. Possiamo skippare tutto, Kiryu, se vogliamo skippare. Però dopo ci perdiamo la storia. Ok, ce lo spiego dopo. Sarei sicuramente stanco. Ok, risparmia le vecchie e noiose storie per la prossima volta. Ok, ma mi avevi detto che ci risparmiavi le storie. Se qualcuno può conquistare il castello, quello sei tu. Sei un sogno che si realizza per questo vespio fossile. Stai facendo un ottimo lavoro, continua così. E questo mi dovevi dire. Ma non mi potevi telefonare, mi mandavi un messaggio sopra WhatsApp. Mi ha fatto fare tutta... Ma dai! Ok. Ragazzi, è uscito quel rumore là. Non credo che il rumore che si è chiusa la porta. Eccolo là sopra, vedi? Piatto di platino. E... Ah, perciò ci hanno fatto venire qua, questo è un barbatrucco. Era un barbatrucco, ragazzi. La quest principale non era Mizoroji, ma è andare al rifugio dei Daidoji.
Andiamo a parlare con questo qua sotto un secondo, vediamo. Speriamo che quelli non vengono qua. C'è pure una borsa. Ma no, no, mo vi dovete far picchiare tutti e quattro qua quando siete. Questo qui anche in Like a Dragon a un certo punto poi diventa un poco frustrante dover fare sempre a tutti quanti. Perché il drone non attacca? Pure perché qua non ne ho manco una bicicletta. Aspetta, mo prendo la mazza e ti piglio con un solo colpo, ti butto a mare. Certo che è violento proprio questo gioco. Non quanto Sekiro. Sekiro, mamma mia, certe volte quello lupo li pigliava i soggetti, li faceva proprio male. Orecchini a cuore eleganti. Questi qua prima non c'erano. Vuole un Okonomiyaki. Ok. Ce l'abbiamo sicuramente. Oramai ci abbiamo tutto. In realtà non è vero, perché è possibile, per esempio, in Like a Dragon c'era a un certo punto che arrivava uno che ti chiedeva una cosa che lo vendeva solamente in un negozio di tutto il gioco, e non mi ricordo manco di quale mappa. Però mi ricordo che ci siamo sciupuniti per trovarlo. Ragazzi, ha fatto un altro rumore. Eccolo qua. La dica. E che vedo gli armadietti? Siamo passati qua un miliardo di volte e non l'abbiamo mai visto. Quello là sopra invece è bellissimo. Ci dobbiamo fare uno screenshot della puntata. Tra l'altro ancora devo mettere a posto la puntata di ieri. Vediamo quanta roba abbiamo preso dagli armadietti. Solamente due chiavi. Piatto d'oro. Questa è buona. Andiamo. Però aspetta, stavolta non dobbiamo andare da Akame. Dobbiamo andare al nascondiglio dei Doji. Parliamo un attimo con questo. Sta congelando, vuole qualcosa da mangiare. Ok. Oden. Con quello di One Piece. Tra l'altro è pure finita la serie di Wano. Chissà che cosa fanno nella prossima puntata. Andiamo avanti. Oh, mamma mia, questo. Ma scusate, dove sta il soggetto che... guarda qua! E chi è questo? Ma tipo Renato Zero giapponese. Riuscirai a risolvere il mio spiazzo quiz? Se non cercherai in ogni angolo di Son Tempoli, non avrai speranze. Un quiz, eh? Giro parecchio perso Tempoli per evitare Kame, quindi tanto vale provarci. C'è pure $15.000. Per indovinare la risposta, una bella ricompensa per te. Ok? Però questa è una sfida per l'informatrice numero 1. Quindi saranno anche numero 3, 4, 5, 6. Sarebbe davvero? Ok, bene. Come si chiama il negozio che vende Okonomiyaki a Sotenbori? Poppo. Piratai? Ok, te l'avevo detto che era facile. Quindi meglio non esagerare con i complimenti. Ma semplicemente perché gli altri non me li ricordavo. Ok, ci darò un premio. 10.000 yen, perfetto. Ah, ce ne dà più di uno. Forse mano a mano che andiamo avanti nella rete si sbloccano gli altri. Intanto vedete sulla mappa, ci sta uno che ci sta aspettando qua sotto. Come mai? Ma stava proprio qua che ci stava aspettando, stava guardando, stava giocando con l'orologio. Ok. Queste due. Ma chissà se si vestono tutti quanti così in Giappone. Questa è un'altra cosa che dobbiamo scoprire. Però se non ci andiamo non lo scopriremo mai. No, non ci andiamo nei videogiochi. Andiamo qua, andiamo a destra. Come si fa ad andare a destra da qua dentro? Dentro questo vicoletto. Ma no. Tu che stai fumando? È molto probabile che dentro questo vicoletto c'è qualcosa tipo... Non c'è niente. Tipo le chiavi degli armadietti. Il
posto deve essere questo. È una delle basi dei Dai Doji menzionate da Anawa. Però i Dai Doji dovrebbero essere amici nostri. Non è gente che si dovrebbe voler fare fuori. Qua ci sta. Aspetta un secondo. Ci sta questo. E poi qua sotto si scende giù e si va esattamente. Ritorna sopra la strada. Lo sapevo che stava la chiave degli armadietti. Pure la chiave degli armadietti fa lo stesso rumore. Spero che si torna sopra la strada. Ok. Ma è possibile che ci fa combattere contro questi? Forse ci vogliono. Forse adesso ci vogliono uccidere. E poi dopo se lo prendono in saccoccia perché ci tradiscono e noi li tradiamo a loro. Ma non credo. Poi ci sta pure Anawa. Che già si è quasi ripreso.大道寺は蒼天堀にもこんな味とか。全国主だった町には大抵ありますね。ただ普段からこんなに人が詰めているわけじゃありません。我々にとっても緊急事態なんですよ。あなたの生存がどこまで近江連合に嗅ぎつけられているのか、そしてこの状況にどう対処すべきか検討中です。するのもここにいるんだな。ええ、 あちらの取り調べ室に。別に手荒く扱ってはいません。もちろんこの先もずっとそうかといえば保証しかねますが。あれから何か聞き出したか？いえ、あなたと一緒に聞き出した以上のことはまだ。よく無事に帰ってこられたな、花は。ご心配をおかけしました。 しかし、いつ大阪に？あなたを呼んだ覚えはありませんよ、吉村さん。主任からお前を補佐するよう言われてきたんだ。そう邪険にするな。あんたは保身が先走って仲間を見殺しにするやつだ。歓迎されるとでも思ったが。花は救出については極労だったな、上流。ただし、 組織の命令に逆らった事実は残っている。ああ、これさ、パパはディレニアめ。絶対に消えない。それで何か用があったのでは。主任がお前と話したいそうだ。こちらです、花尾さん。主任とつながっています。わかりました。上流も一緒にということです。お聞きの通りです。こちらへ。主任ってのは 大道寺一派の幹部という認識でよろしかろうと思います。実は私もそれ以上よく知りません。影の指揮官ってわけか。緊張しろとは言いませんが、せめて茶化さないでください。私にも立場というものがあります。来たか、花輪君。それと、 彼が上流だった。手のファンの目でビースをして、その持ちを持って、インポルタント。私の命を救ってくれました。とはいえ、花輪君がピンチになったのは、元をたどれば、その人が存在を嗅ぎつけられたせいでもある。いえ、近江連合の渡瀬が一枚上手だったんです。先日の金塊密輸は、桐生一馬の生存をあぶり出すための茶番でした。 我々全員が出し抜かれたんです。何にしても今の状況は大道寺と桐生さんの約束と違うものだ。彼は一切の情報を漏らさないように自分から死んでやると申し出たんだからな。自分の生存を隠し一生表に出ないという条件で我々と折り合った。 約束は守ってもらわなければ意味がない。そうじゃないか、桐生さん。俺にどうしろってんだ。あんたの死亡を覆す情報は全て抹消する。手始めに、今そこに身柄を押さえてある鶴野、その弟分獅子堂、そして 花輪君をいたぶってくれた鶴野の手下どもだ。みんな渡瀬組の組員だろう。
Non lo so, penso poche centinaia. お前らまさか皆殺しにする気か。もう一人、渡せ勝る者加える。殺す以外に口を塞ぐ方法があればな。相手がヤクザとはいえ、私も大道寺って組織の冷酷さには怖くなる。しかし、そいつに逆らったら次は自分の番だ。あ、パーティーはウエストでね、エルボスでね、ダスティラだ2エーロ。E poi questo si permette anche di minacciarci. Guardali. Okimochi wa wakarimasu ka? Koko wa sakarawanai de kudasai. Nani? Ookina soshiki desu. Chitsuji o tamotsu ni wa tsune ni okite ga tetsu no katasa o motsu to shimesaneba narimasen. Anata ga yakusoku o kawashita no wa souyu aite desu. Demo? Moshi sore o karonjiru youna mane o sureba.ペナルティを受けるのはあなただけじゃない。あなたが人生を捨ててまで守ろうとした人たちもです。わかりますね。まあもう veramente ma non lo uccidiamo qui, è impossibile。キリュウさん、今度はあんたが取り調べよう。A sangue freddo。Ma no, non esiste proprio. Ma mate! Ore wa mada yuterai joufou ga aru. Kamawan yo. Mou yakuza no joufou nado dou demo ii. Wakatte ru na Jōryū. Kore wa omae ga chūsenshin o miseru bada. Kare no yū tōri desu. Zannen nagara. Anta ni hamerarete ru kubiwa wa.そこまで重いっちゅうことですか。ジョーリュ、お前ら下がれ。ツルノ、お前は行け。この建物さえ出りゃ助かる。外には海連合がうようよしてんだ。やっちまったな、ジョーリュ。何やってるっつ。ヨシムーラ、ragazzi, l'ho segnato sopra la quaderno qua.Questo secondo me pure muore. Guarda quando sono bravi. Tanawa, pure tu. Ancora. Quello non lo doveva dire, adesso li uccidiamo direttamente.あなたは取り返しのつかないミスを犯しました。残念ですよ。本当に。Non so quanta vita abbiamo, però. Io direi di iniziare direttamente così. Così facciamo perlomeno quelli là rossi. O ci proviamo. Agente F, vieni qua.No, ma già abbiamo finito. Ok, andiamo un poco. No, c'è quell'altro da dietro. Dobbiamo andare dietro da quest'altra parte. Così li prendiamo. Così li spostiamo. Prendiamo una sedia. Li diamo con la sedia. Che ha fatto? Ci ha lanciato un fumogeno. Il tavolo è ancora meglio della sedia. Agente, vieni qua.Sono rimasti in due, ragazzi. Però sono i due boss che sono rimasti. Probabilmente dobbiamo. Aspetta, facciamo così. Un secondo qua. Si è buffato. Uno. E due. Tanta fatica per salvarti, Anawa.Poi ti metti a fare il fesso. L'unica cosa però ci dovremmo curare un secondo. Un po' di salute in più. Questo qua ha tanta salute in più. Ok. Ok.
con quell'altro ci parliamo dopo. Fortunatamente fanno un poco. Ah, raccogliamo un altro. Questo pure. Questo è andato. Vediamo se riusciamo a prendere il tavolo. Perché quello là c'ha la pistola. Ma no, ci ha fatto un sacco di vita. Ok. Raccogliamo sempre questo. Glielo buttiamo addosso. Forse ci riusciamo a avvicinare. Ah, no, no, no. No, dai. Aspetta un secondo. Niente. Ripristina notevolmente la salute. Non ce n'è bisogno di notevolmente. Proviamoci a spostare così. Forse lo dobbiamo dare col blu a questo, se tiene la pistola. Però adesso si buffa. Andiamo col blu. Così ci spostiamo più velocemente. Andiamo verso di lui. No! Mamma mia! Ce l'ha lasciato con uno di vita! Distraiamolo con i droni. Non ci riesco ad avvicinarmi, ragazzi. Lui è con la pistola fedente. Curiamoci. Però era meglio se tenevamo il rosso. Ripigliati, ripigliati. Tosto il tizio, ma semplicemente perché ci teniamo a... Quelli con la... Questo è già il secondo con la pistola. Quelli con la pistola sono più difficili. Molto più difficili. Sugu ni sono denwa o kitte kudasai. Asagao ni kakete iru nde shou. 子供たちに逃げろとでも言う気ですか。もう手遅れです。私にこんなことをさせるなんて恨みますよ。キリュウさん。タンタファティカベストバーリー。沖縄の朝顔の前に今子供と同じ数の人員が控えています。花は。 もしもし? どちら様でしょうか? もしもし? もう切りますよ アラートを出せば即座にこうした体制が取れる 大同時一派は正しくあなたを警戒していました リアルタイムの映像です 皆さん 手を振ってください。分かった。花は連中を朝顔の前から引かせてくれ。頼む。あなたが服従の意思を見せてくれればすぐに分かるでしょう。私もこんなことしたくないんです。え、もう? キリュウカズマが上流に戻りました。朝顔を離れて結構です。あとはこちらで。本当に残念です。
こんなことになって。 Forse viene il tizio di prima, quello delle armi. Nante baka na mane o shitan desu. Anata wa tsuru no utsubeki dattan da. Questa non me l'aspettavo manco io. Nanio. Kirio, sei un cretino, perché li dovevi dare subito. Capitolo 3, ragazzi. L'uomo che sapeva troppo. キリュウカズマ、これから処刑を執行する。じれったかったろうな。殺すならさっさと殺せってよ。立たせろ。花男とかに連れて行け。あれから何したった。お前が鶴野を逃がしてからってことなら3日だ。 奴が助けに来てくれるとでも思ったか。残念だったな。沖縄の子供たちは。お前がそれ知ってどうなる。と言いたいとこだが、武士の情けだ。何も手を出してない。あの子たちは相変わらずお前がとっくに死んだもんと思って過ごしてる。今日本当にお前が死んだとこで、 それは変わんねえだろ。恩に切る。キリュウさん。 処刑の執行人はあんたか。 なら最悪よりは少しマシだ。花輪はずっと優秀な管理者として大道寺に貢献してきた。だが今回。 Parla questo che non lo doveva manco andare a salvare. 目も当てられん事態だ。担当したエージェントを制御しきれず、組織を危険にさらした。自分の撒いた種は自分で刈り取ってもらう。 ひざまずけ桐生。最後は潔くな。いつでもいいぞ花は。今度はお前が忠誠心を示す番だ。桐生は命の恩人だろうが組織の指示に二度逆らってる。 この処刑に依存はないな。信じられません。堂島の竜が何度も修羅場を生き抜いたあの桐生一馬が今私なんかに命を握られている。ああ。 担当したエージェントを始末する。辛い仕事だよな。だから俺たちも同僚として協力は惜しまん。これで罪悪感が減るだろう。お前はやるしかなかったんだ。余計なこと考えるな。軽く引き金を引けば済む。それ以外の動きをすれば
お前も処分の対象だ。Viene per forza qualcuno, è impossibile. Indahana. Ora mo. Sanne mai ni shindei ta. Anta urandari wa shine. So yatte anata wa itsumo. Massaki ni jibun kara kisei ni shite. Sonna koto de.どうやって今日まで生き残れたんです？花は、もともと今私が生きてるのはこの人に救ってもらったからだ。それも今回だけじゃない。私は彼に二度助けられている。いいんだな。よせ。何やってる花は。銃を拾え。覚悟があるわけじゃありません。それでもやっぱりできないんです。私にあなたを殺すことはね。了解した。おい、見上げたもんだよ、花は。合格だ、二人とも。主任。E questo chissà chi è. Però sicuramente deve essere uno famoso. わざわざご足労いただきまして。すまなかったな、桐生さん。それに花輪君、君らは今や肩書きや立場の枠を超える関係を築いてみせてくれた。それこそが大道寺を支える者たちの到達点だ。どういうことだ。友人でも他人でもなく、それでいて最もお互いを知る管理者とエージェント。桐生さん、あんたにとって花輪君はもうただの管理者じゃないだろう。逆にもしそうなっていなければ桐生さんの命運もここまでのはずだった。花輪君の銃にはちゃんと弾を入れといたからな。ならそいつが本当か確かめる。花輪、あのじいさんに向けて撃ってみろよ。今はやめてください、そういう冗談。まだ体が震えてます。大道寺にしては随分甘い裁定だ。ただこれにはちょっとした訳がある。まあ鶴野さん、pure questo era d'accordo。お前、近江連合本家の持つ不動産に渡瀬組が管轄するフロント企業の経営権、締めて500億の資産や、前もって親父から託されたもんです。それと引き換えに大道寺から桐生さんを生かすチャンスをもらいました。あんたを俺らの仲間に引き入れるため。うん、500億ぶら下げりゃどんな堅物だって股が緩む。大道寺のお偉方もその点なかなか柔軟だしな。桐生さんにチャンスをやるとして、あとは花輪君の決断に丸投げしたというわけだ。すると賭けは我々の勝ちと出た。あんたはしばらく渡瀬組に手を貸してやってくれ。彼らに限定して桐生一馬の生存を一時的に開示する。何でもでかい仕事になるらしい。それでいいかな。一派は500億手にして仕事は全部俺にさせるわけか。不服なら全部ご破産にしたって構わんよ。
その時は500億を返上するし、あんたにはやっぱり死んでもらうことになる。鶴野さんにもな。選択の余地がないことは分かってる。だが俺からも一つ条件を出させてくれ。桐生さん、もちろん聞く。言ってみろ。沖縄の子供たちへの監視を今すぐやめてくれ。あいつらの命が電話一本で奪われる。そんな状況を許すくらいなら俺は死んだ方がマシだ。俺が死ねばあんたらだって人員割いて朝顔を見張る必要はなくなる。そうだな。仮にうちが子供の監視をやめたと言ったとする。しかしあんたにそれが事実か確かめる方法はないだろう。そのことは承知してるか。約束を守ることにかけてはあんたらを信用している。でなきゃ俺たちはとっくに決別していた。分かった。そんな風に言われると弱いな。あんたの条件を飲むよ。この私が保証人だ。交渉成立っちゅうことでええんやな。まあそういうことだ。まったく、命が助かっただけで御の字なのに、あなたから条件を出すなんて。500億出してまで必要とされるとは。あなたがすごいのか、渡瀬がバカなのか。おいこら、後のやつ取り消せや。あんたよく一言余計とか言われへんか。別に言われませんが。バカ言え、みんな気使って言わねえだけだよ。まさかそんなわけ。桐生さん、仕事言うても今すぐどうこう言う気はありません。まずはしっかり回復してもらわな。後日電話させてもらいます。赤目にも知らせときますんで。桐生さんもあいつんとこやったら少しは落ち着くやろ。ああそうだな。マンマミーアインクレディビルオスタジェンデ。Questo muore. Quello del tempio. Muri o kite kudasari. Kansha shimasu. Shunin. Anta kara jiki jiki ni inochi goi sare cha na. Kiryu-san no koto mo, Hanawa-kun no koto mo mugi ni wa dekin. Sore demo, Watase gumi no 500 oku ga nakya abunakatta.あれでやっとお偉方と交渉の余地ができた。すると桐生さんは天に愛されているようですね。今のセリフ、本物の坊さんみたいだ。長い言葉あげてると板につくもんだな。それはどうも恐れ多いことです。chi sa chi è il sacerdote? Forse è il capo di prima, il boss di prima.Ora il socio di prima. Dopo tutto quello che è successo sono piuttosto stanco. Riposerò da Akame finché non mi contatta Tsuruno. Ok? Oh, guarda qua. Parliamo con il tizio, questo qua. Bella, tu non ti preoccupare che pure fai una brutta fine. Allora, andiamo a vedere qui che minigioco ci sta. Vogliamo... Gioca con Sega Master System.Ok, ci fidiamo. Seleziona gioco. Aspetta. Oh, questo era comando, ve lo ricordate? Questo sta anche in saletta. Maze Hunter 3D. Questo non l'ho mai visto. Manco questo. Non me lo ricordo assolutamente.
Questo qui avevamo la cartuccia di questo qui. No, no, non ce l'avevo il Singer Master System, però questo comando qui mi sembra che si chiama proprio comando. E sono quasi sicuro che c'era anche una specie di clone di questo, sia in sala giochi che sul Commodore 64. Enduro Racer. Ok. 1986. Tra l'altro c'era quel gioco di motociclette che non mi ricordo come si chiama, però. Ok. Parliamo un attimo anche con questo, vediamo che dice. Ok, vai da Kame. Un piatto di bronzo. E poi ci sta questo, questo che vuoi. Agente Saigo. Ho sentito che i dei Doji hanno covi ovunque. Dicono che ce ne sia uno persino subacqueo. Veramente. Aspetta, andiamo a parlare pure con questo. Lo apriamo la valigetta. Giulio. Non gettare via una vita salvata. Bravo. E quest'altro? Buono, un attimo per riprendersi. Secondo me queste mappe pure dicono qualcosa. Il problema è che non riesco a capire. Perché non c'è un riferimento con le città che sappiamo. Andiamo avanti. Andiamo. Qua si può fumare un attimo. Una sigaretta per alleviare un attimo la tensione. Abbiamo fatto. Kiryu, no, vieni a fumare, fa pure male. Ci ho messo 20 anni per... più o meno. Vediamo, ho iniziato a fumare a circa 20... 21 anni. E ho smesso di fumare a circa... 45, ci ho messo 23 anni. 24. Se la matematica non è un'opinione. Però ci ho provato perlomeno una volta l'anno. Ok. Detto tutto ciò, andiamo da Kame. Andiamo da Kame. Sì, perché non abbiamo accettato nemmeno una richiesta finora. Potremmo anche andare a combattere nell'arena, però facciamo così. Affrontiamo questo e questo. Affrontiamo questi e vediamo Kame se ci dà. Prendiamo una quest da Kame. Io farei la quest del fantasma. Perché chissà se si ricollega alla quest del fantasma di ieri. Questi qua li dobbiamo picchiare per forza perché stanno proprio per strada. Dobbiamo anche. Aspetta. Ho sbagliato di usare il furore. Guarda, 40.000 dollari. Cambiamo. Per qualche motivo sembra che li facciamo più male. Forse più sono e meno vitale. Quella cosa rossa non era la vita del tizio, era il nastro. Ciao Roberto. Conosci le scrivanie della Secret Lab? No, non ne ho la più pallida idea. Sai il battello turistico che naviga sul fiume Sotenbori? L'abbiamo visto. Ma giuro di aver visto un tizio che mi ha lasciato a bocca aperta. Vuole la fotografia. Ok. Sappiamo esattamente dove sta. C'è pure 35. Mo' ci andiamo un attimo perché sono curioso. Questo qua lo vogliono picchiare forse? Credi di poterti dare una... Ok, sì. È stato un incidente. 150.000 dollari. Dobbiamo solamente picchiare al tizio. Yakuza vendicativo. Questo c'ha proprio la faccia di quello che piglia le mazzate. Ok. Vediamo se c'è qualche oggetto. Non penso che possiamo prendere il motorino qua, no? Cambiamo stanza. Mannaggia, non mi sa quando è stato veloce. No, non ero pronto. Cazzo, questo è proprio velocissimo, ragazzi.
È più veloce di me. Oh, questa volta ero pronto. Questa volta la telecamera non mi ha fregato, perché però ero prontissimo. Era più pronto di noi. Questo ci fa. Sicuramente. Adesso dobbiamo andare. È incredibile questo, ragazzi. Stiamo facendo una figuraccia per colpa di Minagawa. Ci dobbiamo curare. Aspetta, lo facciamo così. Vieni qua. Lo picchiamo con tutta la forza che ci abbiamo. È finita tutta la forza che ci abbiamo. Potevamo usare anche le insegne dei negozi, mi è appena venuto in mente. Mamma mia, è tosto il tizio, ci ho fatto usare due cose. Alla fine non abbiamo più preso 150.000 dollari, perché quei due cose costavano 5.000 dollari l'uno, qualcosa del genere. Ah no, aspetta, dobbiamo parlare anche con il tizio qua. Dove sta? Questo voleva la fotografia, andiamo a fare la fotografia. Perché so esattamente dove sta, sta proprio qua di... Madonna, quanta gente. Aspetta, queste ci sono le biciclette, però. Aspetta, forse già ce le fa prendere perché siamo in combat. Se stiamo in combat e incontriamo un altro gruppo, non li affrontiamo. Questa è una cosa buona. Questo affido. Poi non so perché vanno... Questi karaoke sono famosissimi in Giappone. Forse ci piace cantare. Ma forse si vanno a imbriacare, ma quando passa il battello? Facciamo un attimo questi. Piatto di carta. Vediamo, teoricamente questi qui non li dovrebbero ingaggiare, perché ci sono già quelli dietro che ci stanno inseguendo. Non penso che li pigliamo. Aspetta, dobbiamo cambiare. Vero teppista, tu un colpo. Il problema è che secondo me mo si azzeccano pure questi qua dietro. Lo sapevo. Però adesso pure i tepp... Ah, guarda, ci chiedono pietà. Però c'aveva il coso blu, forse questo qui c'ha i cosi blu. C'hanno i soldi. Purtroppo il battello passa di qua, però non so ogni quanto. Facciamo una cosa allora. Andiamo avanti e poi dopo, ogni volta che passiamo di qua, diamo un'occhiata, vediamo se sta per passare il battello. Andiamo a fare la quest da quell'altra parte, che magari passa il battello. E da questa parte... Aspetta. Il tizio sulla barca turistica, pure questo dice la stessa cosa. Vediamo la signora, la ragazzina. Ragazza viziata. Il mio cappello, che faccio? È un prezioso regalo del mio amato nonno. Il vento ha portato via il cappello a quella donna. E dove sta? Eccola.
Boh, queste quest sono un po' troppo semplici. Ok. Là c'è un'altra valigia. E poi là ci sta anche un coso blu. Un piatto di platino, attenzione. Da questa parte non ce ne sono più. Chissà ogni quanto passa il la barca qua sotto. Ah, però è sicuro che passa qua sotto. Facciamo una cosa. C'è pure. Andiamo dalla camera. Così facciamo una richiesta. Prendiamo un piatto d'oro. Questi qua non ci dovrebbero dare fastidio tecnicamente. Spero. Anzi, no, non ci sta niente qua. Malviventi, non possiamo prendere altre queste. Questi mo ci inseguono fino da Akame. Andiamo avanti. Ok, vediamo il ragazzino qua che vuole. Questo è quello del dente. Prova a prendermi. Dobbiamo. Sono il celato. Ti sfido a trovarmi a Sotembori. A Sotembori. No. Quando girando, ricordiamoci che dobbiamo trovare il ragazzino. Allora, io direi di fare così. Oh, Jōryū! Shibaraku donai shite ta? Yō wakaran kedo, Tsuruno-san kara yukkuri yasumasero o yute. Ah? Nan ya, kizu darake ya nai no? Sukoshi tsukareten na. Soshitara, shawa aru de? Tsuide ni karada mo arattaro ka? Sono baai wa tsuika ryōkin ya kedo na. Sochi wa maniattaru ga, shawa wa tasukaru. せやろついでに腹も減ってんだそしたらあれかご飯にするお風呂にするそれともあたしゅちゅプロマーガメシャワーの後飯食って寝るあとは構わないでくれノリ悪いやんか上流ついさっきまで生きるか死ぬかだったんだたく大げさやな僕はドラッポモノドラマティコ大げさで悪かったなジョリュいや comunque lo giochiamo un altro Yakuza ragazzi ma vediamo un attimo ci dobbiamo organizzare perché incominciamo da Yakuza 0 e dobbiamo vedere, dobbiamo chiedere pure a Ayman se è Kiryu il protagonista, penso di sì. Che dici di dare un'occhiata a una richiesta? Ok, era esattamente quello che volevamo fare. A volte un ambiente è un po' losco, ma i suoi vantaggi. Più elevato è il tuo rango, più puoi combattere e accedere ad aree esclusive. Questo ce l'hai detto, Akame, un sacco di volte. Ok. Va benissimo. Dobbiamo fare due cose, dobbiamo portare... Questo ce l'hai detto, Akame. Vabbè. Lasciamo... I commenti strani. Ho qua un altro. Tre dovrebbero bastare, va bene. Ok. Ok, Akame ci ha semplicemente ripetuto. Guarda che qua puoi fare o l'arena oppure le richieste. Facciamo la richiesta. E facciamo esattamente la richiesta del fantasma. Perché ci dà $500,000 più 8.000 punti Akame. Vai. Ma non penso che... Anna? Hai sentito il clan Goryu? Goryu non è quelli. Sono quelli che hanno fatto il gioco, se non mi sbaglio, però non sono tanto sicuro. O si chiamano Ryugo. Il secondo patriarca Rui Goda, o meglio, il suo sosia. Era l'ultimo dello scontro, del primo scontro al castello. Certo, perché me lo chiedi? Circa 10 anni fa, il vero Ryu Goda era uno Yakuza famoso e carismatico.
A quel tempo però cercò di conquistare Kamurocho, che era il posto dove stavamo prima, quello delle biciclette, e nel farlo andò incontro alla morte. Quello delle biciclette non si capisce troppo bene, però è quello lì dove stavamo prima, dove c'erano i pure questo nel senza detto non questa città, la città precedente. Ma c'è un sacco di gente convinta che non sia morto per davvero, persino dopo tutti questi anni. E di recente gira voce che Ryu Goda sia stato avvistato a Sotenbori. Sarebbe tornato. Tra l'altro questi qui si conoscono anche molto bene, evidentemente. Che mucchio di stronzate, quando muore una celebrità nascono sempre dicerie del genere. Beh, sono d'accordo con te, ma come si suol dire, le leggende hanno un fondo di verità. Pensi che queste voci siano vere? È quello che voglio che tu scopra per me. Vedi, se un uomo così magnetico tornasse davvero in scena, metterebbe a rischio l'equilibrio di Sotenbori, addirittura. In quel caso devi prendere delle contromisure. Capisco che intendi. D'accordo, indagherò. Ok. Indaghiamo. Siamo dell'umore adatto. Anna? Ora conto una manciata di testimonianze credibili. Voglio che tu la approfondisca. D'accordo, sentiamo. Bene, prima di tutto, un tizio si è imbattuto nella persona che 30 anni prima, da ragazzino, l'aveva rapinato. Ma veramente, questo sicuramente è successo, veramente. E gli è accaduto di nuovo la stessa cosa. Ma che stai dicendo? Stai a sentire, ok? Questo qui dice che 30 anni fa un bambino degli elementari con uno zaino gli è storto del denaro. Era un ragazzino altissimo, dice, tipo 1,80 m. Beh, alto è dire poco. E a quanto pare, quel ragazzino era Ryu Goda. Già da ragazzino era più alto di molti adulti. Per qualche motivo, dopo 30 anni, questo tizio lo incrocia di nuovo per strada e la storia si ripete. Ryuji non avrebbe mai estorto del denaro a nessuno. È stato 30 anni fa, giusto? Come fa a essere sicuro che fosse la stessa persona? Stando alla vittima, l'uomo ha i capelli biondi e una cicatrice sulla bocca. Biondo con una cicatrice sulla bocca. Qua sono tutti quanti biondi con una cicatrice sulla bocca. Ma soprattutto sostiene che quell'uomo dicesse di chiamarsi proprio Ryuji Goda. Nani? Curioso, non trovi? Abbiamo qualche indizio su questo tizio? La vittima dice di averlo incontrato a est Sotenbori Street. Dovrebbe essere vicino a dove passa il battello. Il colpevole torna sempre sul luogo del misfatto, eh? D'accordo, darò un'occhiata. Secondo me è un sosia. Allora ragazzi, dobbiamo trovare numero uno, il ragazzino. Ed è molto probabile che il ragazzino o è andato tipo dentro a un negozio, che non questo perché non si può entrare, oppure è salito al primo piano di qualche scala o dentro qualche ascensore. Tipo le scale là sopra. Voi siete saliti fino a qua fuori per buscare. Carichiamo il pugno. Questi non hanno proprio posto resistenza. Però il ragazzino qua non ci sta. Vediamo un attimo sulla mappa. Est dovrebbe essere a destra. Madonna, sta là fuori. Salviamo un momento pure a questo. Dove sta? Non avevo visto quel tizio spaventoso nell'inquadratura. Sembra davvero arrabbiato. E se non accettasse le mie scuse, se su $75,000 accettiamo la missione. Controlliamo ok, prendiamo la bicicletta. Fermo. Ma se questo è ancora vivo. Oh, sono tutti e due ancora vivi, incredibile. Adesso sono morti.
Ecco, adesso vedete, fare i soldi all'inizio del gioco non era una buona idea, perché adesso ne facciamo molti di più mano che andiamo avanti. Chissà il ragazzino dove si è nascosto, però. Mostrami le tasche o non ti faccio entrare. Meglio che giri tacchi e te ne vai finché sono ancora calmo. Mo lo facciamo arrabbiare. Non ti farò entrare a costo di usare la forza, è una situazione complicata, ok? Forse. Aspetta, fermi. Dobbiamo prendere la bicicletta. Lanciamoci questo addosso a questo. Il cono addosso al criminale. E poi dopo questo gli diamo con le biciclette. Perdiamo il colpo. Guarda quello, quello ha detto poco fa, ho visto un ragazzo che andava di corsa da questa parte. La verità è che mio figlio ha preso varie cose da casa senza chiedere a nessuno e l'ha venduto al banco dei pegni. D'accordo, capisco perché lo sta facendo, ma forse dovresti sgridare tuo figlio a casa, non qui. Hai ragione, dovrei smettere di cercare di coglierlo sul fatto e affrontarlo faccia a faccia. Mi dispiace. Bravo. Aspetta un secondo, vediamo un attimo quest'altro che dice. Molo stava parlando da quella parte, ma da quella parte dove? Da là. No. Chissà dove sta. Che stavano dicendo queste due? Non ci possiamo parlare, non ci possiamo parlare. Qualche cosa stavano dicendo però. Ragazzi, il ragazzino è difficile da trovare. Passiamo per di qua, che magari o sta da qua o... Magari passa il battello? Vediamo anche questo che vuole. Voglio vivacizzare nuovamente la città mandando la gente in cerca del K. Un altro alti K. Se credi sia divertente è ora di sbarciare la voce. Trovare il K? Il K è una statuina che ha la forma del K. Il problema è chissà dove sta qua. E poi a questo qua lo stanno picchiando. Tanto sono contate queste qui, quindi più ne facciamo e meno ne escono dopo. Cazzo, se diamo il colpo all'insegna, questi qui muoiono con la corrente. Bella sta cosa. Carichiamo il colpo. Sta arrivando anche il battello, il battello. No, il battello. Ok. Va bene. No, il battello dove è andato? La telecamera si fa così. Ma forse dobbiamo fare una fotografia davanti. No, questo non va bene. Perché doveva uscire a... O forse non tutti quanti i battelli hanno il tizio. Però sono quasi certo che il battello viene sempre da quella parte, va da sinistra verso destra, come stiamo... va sempre in una direzione. Dobbiamo fare a questi. Ah!
Tutto andato. Vediamo anche questo che vuole. Dove è andato il mio bambino? È vestito di verde e quindi dovrebbe saltare all'occhio. Sembra che suo figlio si sia perso. Se dovessi trovare un ragazzino in verde, lo riporterò qui. Ehi, ne hai trovato un ragazzino in verde. Credo che fosse questo il posto dove è comparso quel tipo simile a Ryuji. Io, nonnetto. Non è nessuno dei tre. È impossibile che uno di questi tre. No, non sei biondo. Per un istante ho pensato fossi lui. Stai cercando qualcuno? Non ho niente da dirti, vecchio. Stai cercando un tizio con i capelli bionchi pettinati all'indietro, vero? E con una cicatrice sulla bocca. Come hai fatto a indovinare? Se sai qualcosa, dillo. Mi è solo giunta una voce. Perché fai tanto il misterioso? Se sai qualcosa, magari potrei farti parlare a suon di pugni. Ma poverini questi. Ci stavano pure le biciclette. Mi hai fatto vedere la bicicletta. Sugano. Aspetta. Quello ci ha buttato le biciclette addosso. Oh sì. Però non era questo il posto. Ah, e poi dobbiamo comprare il... non mi ricordo come si chiama. Però roba da mangiare da Peppo. Poi. Stai cercando Ryuji Goda, dico bene? E se anche fosse? Perché lo stai cercando? Perché questo è il nostro territorio. Abbiamo sentito che questo stronzetto di Ryuji Goda si aggirò qui intorno come fosse casa sua. Come fosse a casa sua. Perciò siamo venuti a mettere fine a questa storia. Una guerra per il territorio tra ragazzini. Sembra che non sappiano nemmeno chi è a Ryuji. Ma non è lui, sicuramente. Fuori dai piedi e vedete di fare meno casino andando in avanti. Vedete l'ultima insegna a destra dove c'è scritto Soten? Si vede sempre dentro. Ciao Ayman, buonasera. Ayman, ma Yakuza Zero c'è chi? Kiryu come protagonista. Ma non è lui, ma è impossibile questo qua. Non può essere. No, neanche lontanamente. Questo non so sia Ryuji Goda autoproclamato. Che vorresti dire? Sono Ryuji Goda, l'uomo che cerchi. C'è Kiryu. Lo portiamo, ragazzi. Ma che finiamo questo? Ma vediamo cosa dobbiamo fare. Portiamo immediatamente Yakuza Zero. Ma è troppo bello questo qui. Mo, non l'hai visto, non ti faccio spoiler, Ayman. Ma oggi sono successe cose che nessun uomo potrebbe mai immaginare. Piacere di conoscerti. È stata solo una perdita di tempo. Ci si vede. Pare che il signor Spaccone mi stia sottovalutando. Quando avrò finito con te, te la farei addosso ogni volta che sentirai il mio nome. Aspetta che qua sono pure delle biciclette. Vieni, vieni. Ah no, questo è forte, ragazzi. Se esce Y, dobbiamo fare Y. No. Ah, ci ho provato. Gli è partita la combo mentre stavo attaccando. M'ha distrutto. Forse dobbiamo prendere un'altra bicicletta. Gli abbiamo tolto una barra di vita con una bicicletta. Ma non capisco perché quando mi attaccano. Aspetta. Siamo al massimo la salute contro questo, però non è una cosa buona. Sono finite le biciclette.
Kiryu è il protagonista di tutti gli Yakuza prima di Like a Dragon, ma veramente? Questo non lo sapevo. Perciò era importante l'apparizione di Kiryu dentro Like a Dragon. Ah. Perché sta impersonando Ryuji? Beh, quello di Ryuji Koda è un nome leggendario in questa città. È un ottimo modo per diventare famoso. Capisco, ma credo che il suo nome sia un po' troppo pesante per te. Ma quello non è l'unico motivo per cui mi faccio chiamare Koda. È veloce solo a darsene le gambe. Non potrebbe essere più diverso da Ryuji. Ma è possibile che abbiamo finito l'incarico? Il caso Koda si è risolto in nulla di fatto. È saltato fuori che era solo un teppista che approfittava dell'influenza di Ryuji. E beh, che vuoi fare? Mentre eri impegnato mi è giunta all'orecchio una nuova voce. Lo dobbiamo fare minimo 3 volte, ragazzi. Pure perché sotto $100.000. Si tratta di un giro di estorsioni, il classico specchietto per le allodole. Ci sono già stati diversi casi in città. La vittima viene invitata da qualche parte da una donna attraente, ma quando arriva sul posto si trova davanti un omone spaventoso, uno che si fa chiamare Ryuji Koda. Nani? Ryuji che gestisce un giro di estorsioni. Il tizio è biondo, ovviamente, e dicono che abbia anche un cappotto lungo e una katana. Due veri e propri marchi di fabbrica di Koda, insieme ai suoi capelli biondi. Ok, diamo un'occhiata. Come lo troviamo? La sua amica è stata vista a South Sofukucho, quindi prova a dare un'occhiata lì. D'accordo, non ci andiamo. Però prima dobbiamo andare un attimo da Peppo. Si chiama Peppo? Oppo. Dobbiamo comprare questi, abbiamo finito. Vediamo se ci sta. Magari hanno messo qualcosa di nuovo. Controlliamo tutto, perché sennò se poi dopo ci serve non ce l'abbiamo. Usciamo pazzi. Arigato. Aspetta un attimo, non è che qua dietro ci sta qualche cosa? Ma dai! Incredibile, oh! E c'è pure un coso blu da qualche parte, sicuramente. No, però aspetta. Quel suono secondo me è questo qua che dobbiamo parlare. Sì, è questo che dobbiamo parlare. Ok, ciao Ayman, ciao. Vediamo un secondo. Dobbiamo andare esattamente dall'altra parte della città, qua sotto. E questo era quello che voleva... Facciamo una cosa. Aiutiamo a questo, poi passiamo per di qua e scendiamo giù e andiamo da questo. Nel caso abbiamo fatto anche la fotografia, gliela diamo. Se non l'abbiamo fatta, naturalmente non gliela diamo. Però questo qua lo aiutiamo. Uomo codardo. Ehi amico, devo comprare dei libri di consultazione. Che ne dici di aiutare un altro studente? il battello, ragazzi, è appena visto, guarda. Per colpa di questi non posso, per colpa vostra mi avete fatto perdere la fotografia del battello. Non avevo manco visto quello che vedremo il coltellino. Però non avremmo potuto prendere. Devo stare contro a questo. Siete contenti voi quattro? Ah, ok. Che disdetta. Non siamo riusciti a prendere nemmeno stavolta la barca. Però stavolta la barca andava... Aspetta, quello là. Eccolo. L'ho visto, è quello avanti. Perché non ce la fa fare la foto? Scatta foto. Ok. Teniamo pure il coso...
non la riusciamo a prendere più. Ma va, va. Ah boh, quello al massimo che poteva essere, un piatto di platino che manco ho capito ancora troppo bene a che serviva il piatto di platino, però. Che ci sta qua? No, quello è una mazza che serve per picchiare i tizi. Andiamoci. Li apriamo dopo i cosi qua. Ma è possibile che questi ci inseguono così lontano? Mi sono pure perso, non mi ricordo più dove devo andare. L'unica cosa è che mo ci ferma questo con la storia, a parte che ci stanno questi qua che già ci fermano. Akame ha detto che qui si verificano le estorsioni. Scusate solo, ragazza da Shiva. Beh, ci è voluto poco. Scusa, come hai detto? Comunque, che fai di bello? Se non sei troppo occupato, che ne dici di divertirci un po'? Io e te. Che intendi con divertirci? Dai, vuoi costringere una signora a dirlo apertamente? Ho appena rotto con il mio ragazzo e mi sento molto repressa, capisci? Repressa dici? Già, tipo super repressa. Ho capito, va bene, ci sto. Mi piacciono quelle che si mettono presto in gioco, eh? Comunque, andiamo. Dove andiamo? Beh, vediamo come va a finire. Pure questa. Questa per qualcuno sicuramente va a finire male. E va bene se prima mi faccio una doccia, ragazzone? Prego. Torno subito. Ma c'è qualcuno dentro l'armadio che è doppio più dell'armadio. Ecco, ora dovrebbe scattare il colpo di scena che dà il via all'istruzione, e secondo me non succede. È successo. Quindi sei tu che vuoi soffrire ragazzi a Ryuji Gonda? Nani. Questo è veramente il ragazzo di quella. No, neanche per idea. Capisci cosa hai fatto, bastardo, per aggrai con il tuo sangue? Quest'uomo mi ha portato... Ah no, era una trappola. Ok. Una ragazza pure devota come te non vedrebbe mai un posto squallido e indecente come questo. No, no, non era una trappola, era vero, se no poi dopo la sgamata e questo ha mentito spudoratamente. Oh? È una trappola. Non si capisce bene. Perché sei vestito così? E perché ti fai chiamare Ryuji Gonda? Spiegami anche questo. Chi si crede di essere questo qui? Saranno le tue ultime parole. Perché non l'abbiamo dato con Y? L'abbiamo ucciso a tavolinate. Chi è questo mostro? A quanto pare anche la tua ragazza devota ha un che di mostruoso. E ora te lo chiedo di nuovo, perché fai finta di essere Ryuji Gonda? Akame un'altra volta. Un altro vicolo cieco, stavo proprio per chiedere a questo qui perché si spacciasse per lui. Ma non lo troviamo. Io invece ho appena avuto un colpo di fortuna. Ho trovato il covo del clan Goryu. Nani? Del clan Goryu. È la mia occasione. Che fai, ci spara? Se ne scappa. Dove eravamo rimasti? Il covo del clan, giusto? Credevo che si fosse sciolto da un pezzo.
più precisamente il covo dei membri superstiti del clan Goryu che tramano di far rinascere il clan. Sicuro che siano proprio loro? Non è una diceria, è un'informazione verificata. Secondo te hanno a che fare con tutti questi falsi Ryuji? Non lo saprai mai senza chiederlo. Dove si trova? Edificio Iruma numero 3, un'altra volta. Ok. Al quarto piano, ma non è possibile che dobbiamo fare 4 piani. Non lo so, vediamo un attimo. Prendiamo l'ascensore perlomeno. Diamoci la fotografia a questo. L'unica cosa che stavo pensando, questi di 800, i 500.000 dollari quando sono loro ce li dà... Ma scusami. Ma non era qua il... Hanno cambiato palazzo. Vabbè, facciamo un giro. Dobbiamo ricordarci come andiamo. E questo chi è? Ma mica il ragazzino scomparso. Ah, il bambino vestito di verde, vedi? Tua mamma ti sta cercando. Aiutami a trovarla, per favore. Sta in alto a destra della mappa. Forse dobbiamo ritornare dalla mappa dalla mamma per concludere la missione. Era questa la mamma. Ok. E adesso come facciamo a entrare dentro al cubo qua? Forse per il vicolo, per il vicolo. Sicuramente per il vicolo. Allora, si prende la porta e entriamo. Mi sa che questo qua è lunga. Ah no. Entriamo direttamente... Sono tutti quanti biondi. Poi. No. Siete voi quelli che dicono che vogliono far rinascere il clan Goryu? Ti credi chissà chi, eh? Ma è impossibile che esce il tizio. Ultima possibilità. Siete voi quelli che dicono di voler far rinascere il clan Goryu? Uomo solenne. Irrompi nell'ufficio di qualcuno senza neanche avere la decenza di salutarlo. Sono il terzo patriarca del clan Goryu. Non posso dire di riconoscerti. Ho avuto a che fare con voi quando c'era ancora il secondo patriarca. Questo spiega tutto. Ho giurato fedeltà alla fine di quell'epoca. Non mi sorprende che tu non mi conosca. Devi scusarmi. Ma tu chi saresti di preciso? Conoscete Akame, no? Mi manda lei. Ah, Akame, dici. Avevo sentito che era ben informata, ma per scoprire il nostro covo deve essere molto più brava di quanto dicono. Già, quindi le mezze verità non servono. Occhio a quello che dici. Vuole andare a fare visita a Kame? Ai piani alti dell'Omi, sanno di voi? Perché se no ce lo andiamo a dire noi. Non ancora, ma ho intenzione di presentarmi presso loro con un paio di doni. Nemmeno loro potranno più rinnegarci a quel punto. Dopo la morte del secondo patriarca Gotu a Kamurocho, il clan Goryu è stato sciolto per un po'. Dopotutto avevano organizzato un golpe contro la famiglia principale. Tuttavia, noi che siamo rimasti aspiriamo ancora a regnare supremi. Non abbiamo scordato l'ambizione del secondo patriarca. Nonostante lo scioglimento, abbiamo resistito pazientemente per più di un decennio. Finché non è giunto il momento di mobilitare nuovamente il clan Goryu. In città gira voce che Gotu sia ancora vivo, per non parlare di tutti quelli che vanno in giro a spacciarsi per lui. Centrate con qualcosa con questa storia. Proprio così. Fa tutto parte del piano. Al nostro ritorno in città abbiamo deciso di sfruttare un'arma estremamente potente, il nome di Ryuji Gotu. Tuttavia, il secondo patriarca non c'è più. Ecco perché abbiamo deciso di creare questa illusione.
Quindi avete sparso questi impostori per tutta la città? Guarda quanto parlano però, eh? Esatto, e ora in nome di Ryuji Koda e Hedge per le strade. In mezzo a questo caos, la terza generazione del clan Goryu, che tirava i figli all'ombra, salirà al trono di Sottenbori ancora una volta. Niente male come piano, se posso permettermi. Lo dice lo stesso lui. Capisco, ormai mi è tutto chiaro. Mi è chiaro che non meritate lo stemma della famiglia Goryu. Fate pure, ricreate il clan se volete. Non ho niente a che fare con me. Ma usare l'immagine di un uomo morto come mascotte senza un briciolo di comprensione o di rispetto verso ciò per cui lottava? Non lo permetterò. Tu non lo permetterai? E chi saresti tu per lui? Non ho nessun motivo per spiegarvelo. Ma io questi veramente non li capisco. Poi tengono tutte queste camicette strane. Sono proprio tipi strani. Vuole andare da Kame? Cioè, sarebbe profondamente maleducato da parte mia presentarmi senza un dono. La tua testa tagliata di fresco sarà davvero un omaggio perfetto. Sarà un messaggio chiaro. Questo è quello che succede a chi si oppone al clan Goryu. È tutta vostra se riuscite a prenderla. Oltretutto una cosa del genere non la turberebbe minimamente, pure secondo me. Ok. Vediamo se riusciamo a prendere qualche cosa. Questi tengono la pistola però. Aspetta, facciamo così. No, da questa parte, dai. Aspetta, quello lì per esempio lo possiamo si deve girare da quell'altra parte, perché quello tiene l'arma, questo tiene la spada. Shinoda, no, non ci riusciamo. Dobbiamo, ok, adesso lo tiriamo. Adesso non teniamo più però. Adesso lo teniamo. L'ha persa la spada. Proviamo a raccogliere. No, La doppia B la possiamo fare solamente quando siamo con il rosso. Col blu non funziona. Infatti dovremmo quasi pensare di passare con il rosso. Però se non uccidiamo a questo. Ok, andiamo col rosso. Dobbiamo curare. Ah, sono belli i combattimenti. Alcuni sono estremamente difficili, però altri di meno. Poi comunque sto andando. Quando combattiamo non è che mi sto impegnando proprio al massimo. E poi dobbiamo anche aumentare di livello. Adesso abbiamo il rosso, quindi lo possiamo dare due volte. Questo mi sa che c'ha tre barre di salute. Secondo me con un minimo di allenamento si riescono a fare abbastanza semplicemente. Con un minimo di allenamento e di pazienza si riescono a fare abbastanza facilmente. Senza prendere mazzate, però ci vuole proprio tanta pazienza e tanto allenamento. Le ultime parole famose. Ah,
la testa nel muro, eh. Ok. Penso che stavolta però ci siamo con gli 800.000 dollari. Abbiamo sgominato la banda. Lasceremo la città. Facci piano, per favore. Vi arrendete già? L'ennesima dimostrazione che non siete all'altezza dei principi del clan Goryu. Farete meglio a lasciare la città oggi stesso. E vedete di non tornare. Eh? L'unica cosa è che volevamo andare anche all'arena. Non ce la facciamo. Capisco. Caso chiuso allora. Tutti quei Ryuji Koda erano degli impostori. Il clan Goryu non tornerà. Ottimo lavoro. Però ti ho visto fin troppo interessato a questa storia. Come mai? Le condizioni del clan Goryu non mi riguardano. Ma non potevo starmene con le mani in mano mentre rovinavano la reputazione di un uomo con squali di ricatti ed estorsioni. Reputazione di chi? Ryuji Koda? Ma lo conoscevi? Ma ci dobbiamo dire di no, perché lei ancora non sa che siamo Kiryu, teoricamente. In ogni caso direi che è fatta, non vedo l'ora di collaborare di nuovo con te. Se ne avrò voglia. Però no, non credo che lo vediamo, perché questo qua è una secondaria. No. Ok. Adesso dobbiamo finalmente. Ci abbiamo. Madonna, ci abbiamo 1.200.000 dollari. Non so. Secondo me la cosa. Aumenta l'equipaggio indossabile è buona. Aumenta i danni in furore estremo. Questo pure è buono. Immortale. Carica automatica barra furore. Si attiva con livello basso di furore. Barra furore fumosa. Questo è quando siamo ubriachi. Secondo me la cosa migliore da prendere sono queste qui forse. Mentre sei in RT modale, premi Y vicino a un nemico mentre sei in una posizione di combattimento. Doppio schianto. Drago scatenato. Questa pure potrebbe essere bella. Questa è buonissima. Possiamo tirare pure gli oggetti pesanti e nemici grossi. Ok, mi sembra giusto. E ci abbiamo altri 500.000 punti. Possiamo potenziamo questa. E potenziamo questa. Tanto credo che dopo ci danno delle abilità molto più potenti. Perfetto ragazzi, io direi di fare una cosa. La prossima puntata torniamo da camera. La prossima puntata andiamo. Aspetta. Questa valigia qui non c'era, sicuro. La incominciamo con l'arena. Dobbiamo fare 3 combattimenti. E poi dopo andiamo. Scusami, però una cosa che non è chiara, che dobbiamo fare il rango d'oro, ok. Quindi dobbiamo fare per forza così per andare avanti nella quest principale. Ragazzi, detto tutto ciò, l'episodio finisce qui. Noi ci vediamo domani con una nuova puntata del Let's Play di Yakuza Like a Dragon Gaiden, però senza Yakuza. Ciao!